Vedete, sono tante le segnalazioni che pervengono alla nostra redazione. Intanto ci scusiamo se siamo stati un po' più che altro, più che distratti, un po' assenti, perché ci stiamo occupando, come vi dicevo già ieri, di questa scuola di giornalismo che presto vedrete, avrete modo anche di vedere tantissimi ragazzi nel nostro territorio provenienti un po' da tutte le parti d'Italia. Per poter continuare a fare del giornalismo, e se qualcuno chiude la porta, forse è meglio perché si apre qui. Ma questa è un'altra storia. Stavo dicendo appunto che sono tante le segnalazioni che pervengono alla nostra redazione, per cui vogliamo cercare di spiegarvi che cosa succede un po' in un territorio che è, attenzione, a mio parere, lasciato allo sbando totale, perché noi abbiamo un'amministrazione che vive di self, un'amministrazione che vive alla giornata senza nessuna programmazione. In questa amministrazione manca la programmazione. Non è che sanno che si tagliano l'erba oggi, fra un mese vanno a chiedere a tagliare al re, perché mischina cresce. No, no, no. È così. Ittate da un non solo uomo al comando. Guai chi gli fa ombra, tutto accentrato e ovviamente fa tutto non male, ma malissimo. Veniva il controllo dei cantieri, ogni giorno se ne andava nei cantieri a controllare, è finito, scusate il termine, a frischia e pirita la questione via Aldo Moro, Feneri Picciolo, ed è di una gravità unica questa dichiarazione. Ci arrivano le segnalazioni che ci sono i lavori che vanno a rilento, se non addirittura fermi, in Piazza Duomo, nelle strade laterali della via Kennedy, sarebbe a Piazzetta Lavara, ma anche Piazza Verdi. Vedete, quando poi un sindaco fa delle dichiarazioni così avventate, così tanto per gonfiarsi il petto, Piazza Verdi sarà ammaronata prima della festa d'agosto, questi lavori finiranno nell'arco di... Sono tutte quelle fesserie che poi ci inchiappano una faccia e che ovviamente poi non è che c'è chi lo caccia e dice ma lei aveva detto, giustamente, noi facciamo passare messaggi dove c'è una città ancora piena di buche, piena di scappe, dove guardate se è normale voi, per voi, diciamo alla scuola la fata. Cioè, vedere queste puntature messe così in maniera aperta e pericolosa dove c'è un transito enorme di bambini. Vorrei capire se per voi è normale che si spendano 47.000 euro, l'abbiamo detto l'altro giorno, a Villa Borsellino, e Villa Borsellino è in stato di abbandono totale, compreso, guardate, d'autoclave, chi sa aggiustare, se ci viene a mettere l'acqua. È la villa chiusa. Se per voi è normale che ci sia oggi un cimitero che non si sa, l'erba cresce, meschina quest'erba, è una rottura e ci arrivano tante segnalazioni per quanto riguarda l'erba, perché vedete con il cimitero dal 18 settembre, con una nota dell'assessore De Gaetano, viene aperto anche nell'orario pomeridiano, il lunedì, il mercoledì, il venerdì, dalle 15 alle 17, quindi cioè ogni giorno, scusate, viene aperto ogni giorno da lunedì a venerdì. Per quanto riguarda anche l'orario pomeridiano, ma a novembre del 2022, all'insediamento del sindacato Rao, veniva fatto un affidamento a una ditta che oggi è sotto amministrazione giudiziaria per garantire i servizi di polizia mortuaria, come si legge in una determina firma del responsabile.
L'apertura pomeridiana anche parziale del cimitero, l'affidamento era per un anno, quindi per tutto il 2026 dovevamo avere questo servizio compreso l'apertura pomeridiana. Poi a ditta io a finire sotto amministrazione giudiziaria, ma ci sono tante prove, come un'altra ditta, ma questa era una ditta presa dalla commissione straordinaria, mentre un'altra ditta pigliata dall'amministrazione RAO, quella per la pulizia dei pozzetti, a venire anche questa sotto amministrazione giudiziaria, si pregò un marisoide e ne lasciò i pozzetti, come sapete. Tale altre cose, prima, caro signor sindaco, che si fa fare i serve e ne piglia per fissa, perché questo è il problema. A oggi una cosa nel RAU non c'è, e se c'è è una cosa sbagliata. La Regione ha approvato il contratto con una ditta di Alcamo e ha impegnato le somme per circa 80.000 euro per la sostituzione dei corpi illuminanti presso la diga Invaso Poma. Prima che qualcuno appunto si faccia i serpi e annunci che mattone dopo mattone stiamo costruendo una Partinico nuova, lo diciamo noi, così evitiamo queste intestazioni fittizie che si fanno di beni e opere a Partenico, che ovviamente invece non è così. Perché vedete, noi abbiamo avuto modo di comprendere come funziona questa amministrazione. Io sono io e voi non siete un cavolo, non devono assolutamente né emergere né parlare, né tutto così io. E quindi noi vediamo che, tra le altre cose, si mette in pompa magna in cose normali, come ieri l'inaugurazione della scuola, cioè cose organizzate dalla scuola, come se fosse Iddo che faceva i paidu, o come se lui fosse il re di quella scuola. Oggi, questa mattina, era il re nella piazza con i bambini, con il legambiente, e quindi chi se è normale amministrazione di ogni anno, normale amministrazione di qualsiasi sindaco, sia stato presente nel territorio di Partenico, buono o tinto, questo è semplicemente apparire, perché poi al momento dei fatti, al momento clou, non c'è niente. Abbiamo detto che si sono persi tanti milioni di euro, e che chi ne pensa, qualcuno che vuole smentire, lo faccia con carta alla mano, venga, perché il problema è che se non li seguite, se non vengono, a colpa vostra, non è che è nostra, però vi possiamo garantire, questo ve lo garantiamo, che la precisione e la puntualità che hanno nel presentare domande per finanziamenti per feste, ci pensano 6 mesi prima, e non ne sbagliano una. Poi tanti altri, cari assessori, tanti altri finanziamenti a cui si poteva attingere, che sono passati così, senza manco confrontare, senza manco conoscerli, se ne sono andati. E allora incominciamo a cercare, dopo 10 mesi, a fare un esame di coscienza e cercare di capire se è vero quello che dice Peno Maniaci, che dei dilettanti allo sbaraglio oggi sono al comune di Partinico semplicemente per... Se su la mattina abbiamo soccamo a fare senza nessun metro e metodo di programmazione. E noi, attenzione, non chiediamo Gardaland, non chiediamo la funivia per il mare, non chiediamo la circunnavigare Partenico, la città dei ragazzi, il palazzetto dello sport, di cui un se ne discorre propria. Chiediamo la normalità. Chiedono i commercianti, e vi abbiamo dato la notizia sulla piazza, i commercianti chiedono, si doanno a morre, da 3-4 commercianti che stanno resistendo nel corso, e a Partenico, visto la lentezza dei lavori, se devono morire e chiudere. Questo è. Non è che l'inaugurazione, l'ubarre, la mizzeca,
è chiaro? E allora vediamo di seguire quello che è la quotidianità di un paese che è allo sbando totale. E ci sono degli appuntamenti molto importanti. Ora vedremo un nostro mese cosa succede qua a Distilleria a Bertolino. Ora vedremo un nostro mese cosa succede con i finanziamenti, le gare e i lavori che devono partire, se partono o non partono. E queste sono quelle cose importanti, non certa festa a risatella o a fotografia, che te ne sappiamo fare tutti. Non c'è bisogno di pigliare 3.200 euro al mese per chi sa fare fotografie state. È un bel avvio a pigliare.